Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric, benvenuti un'altra volta sul mio canale, benvenuti su una nuova puntata di Shadow of Mordor. Ragazzi, allora, ho creato un po' di conflitti all'interno qua della terra, di Mordor, sia per potenziare i miei capitani, sia anche proprio... dove sono? Eccoli qua, delle imboscate... per potenziare e, diciamo così, far perdere il posto a un capitano che ancora non è mio, e potenziare invece i miei. Qui invece sono tutte imboscate che devo fare per i fattacci miei. Anche qua ce n'è un'altra, vedete, questo è ancora per potenziare un'altra caccia. Adesso però voglio venire a fare questa rivolta tra Grublik il flagellatore e Skak il bavoso. Per cui è qua sotto, praticamente, è qua vicina, ci andiamo subito. E vedremo anzi di non ucciderlo, ma di... sì, di farlo nostro. Allora, vediamo subito che tipo di combattimento ci aspetta. Chi di voi Uruk affetterò per primo? Qual è il tuo Uruk preferito? È lo stesso doppiatore. Per ultimo. Ma è lo stesso doppiatore, ragazzi. Fategli male! No, non ho visto una cosa, scusatemi. Guardiamoci un attimo i punti deboli. È vulnerabile ai colpi di grazia furtivi, quindi non, meglio che non lo faccia. Però è invulnerabile agli attacchi a distanza. Allora, vediamo di indebolirlo usando questo potere. Brutto verme! Sei pazzo, Ramingo? Come ti salta in mente di attaccarci qui? Ma io ti devo fare... Oh, merda. Su questo non mi andava di farlo, ma non importa. Però non sei immune a questo colpo, per cui... Ma perché attacco sempre quello per terra? Cioè, per favore, smettiamola. Allora, liberiamoci un po' a questo punto dei vari nemici, perché ce ne sono un po' troppi. Non potrò farti male, ma è tutto da vedere. Idiota! Orco, quanti cazzo di capitani ci sono? Un uomo che non muore? Bene, mi divertirò. Adesso mi facciamo. Arrenditi. Vediamo se attaccano magari. Ah no, ma immune alle frecce, dannazione. Niente. Non puoi ucciderci tutti. Oh cazzo, sono mezzo morto. Ok, sopravvissuto. Ma questo è immune a qualunque puttanata di cosa? Ok, mi avete convinto a lasciarvi provare. Allora, tu per favore vattene via. Oh, te... Non sei immune a queste cose, ok. Quanti Uruk potrai comandare da morto? Uccidiamoli per... Solo che cazzo è tosto sto figlio di puttana, guardalo. Merda. C'è un fiorellino qui da qualche parte, un qualche cosa che posso usare, sì. Allora, eccoli qua. Guarda che comodo che è quando combattono al posto tuo. Guarda che bello. Lo uccido io. Adesso da furtivo. Non sei immune però a questo. Ok, non posso purtroppo farti effettivamente mio, però... Abbiamo aumentato il potere, va bene. Cazzo, è diventato potere 20.
Ah, perché ha progredito un altro, mi sembra giusto. No. Ma che bella cosa. Questa è una cosa molto simpatica. Allora, facciamo così. Visto che allora abbiamo fatto questa cosa, fammi vedere un pochino meglio l'esercito, perché cazzarola, questo praticamente è diventato capitano con il potere 20, mamma mia. Questo deve essere una bomba. No, anche perché può essere afferrato, l'unico problema è solo quello. Però se io volessi... Allora, queste sono tutte guardie del corpo l'uno dell'altro. Ok, però se io adesso volessi... Ecco, allora, voglio prendere questo e farlo diventare guardia del corpo di questo cazzone. Allora, intanto troviamolo, che si trova là in fondo, per cui ci teletrasporteremo. Allora, si trova lì, e allora noi facciamo un bel viaggio rapido fino a qua. Tra l'altro c'è un qualcosa subito qua sotto che non so bene cosa sia. Oh, eccolo là. Allora, prima vediamo cosa sarebbe questo. Ah, ma perché aspetta ordini, sì. Ma per il momento non mi interessa dare ordini a quello. Voglio potenziare quelli che sono ancora deboli. Per cui... Attenzione. Vediamo di non farci brincare così come dei coglionazzi. Ciao. Ah, ma è lì così. Vabbè, vediamo. Allora, dominiamolo prima che sia troppo tardi. Allora, facciamo ordine. Vorrei che diventasse di conseguenza... Ok, facciamo una bella iniziazione contro... Quanto potente sei tu? Quanto hai di potere? Potere 12. Allora ti faccio contro questo. Sì, un'iniziazione contro questo, ok. Perfetto. E adesso credo che potremmo scappare. Ok. Perfetto, siamo riusciti a svignarcela. Direi adesso che possiamo andare a fare quella benedetta missione. Eccola qua. Dobbiamo avere successo in questa situazione, per cui ci teletrasportiamo, che è una caccia, ma penso che sia abbastanza semplice. Eccolo là. Perfetto. Oh, devo dire che adesso è diventato veramente comodo e mi piace molto il gioco fatto in questo modo, anche se devo ben capire ancora alcune delle meccaniche. Ok, allora accettiamo, aiutiamolo in questa missione di caccia. 2, 3. Cazzo, ce n'è un po' tanti. Voglio sangue su tutte le spade. Ok, allora cerchiamo di... Vediamo se riusciamo a combinare qualche cosa. Ok.
per me. Perfetto, fatto. Direi che è diventato già il potere aumentato ed è diventata una guardia del corpo. Perfetto. Indosserò la prossima. E ora la mia parte preferita della casa. Allora, portiamo da un'altra parte questo, di modo che mi faccia morte e distruzione da altre parti. Ok, vai e crea casino. Dunque, adesso vediamo meglio come funziona. Adesso praticamente è diventato una guardia del corpo, per cui potremmo poi dirgli, anzi, di tradire. Glielo possiamo già dire in realtà, perché vorrei provare sempre lo stesso posto probabilmente. Lui è ubicato in questa posizione, va bene. Sì, sì, sempre nello stesso identico posto, che due coglioni. Vabbè, vediamo di fare una cosa un po' più rapida, ragazzi. Allora, facciamo così. Opla. Così è stato molto semplice, in effetti. No, che faccio? C'è stato uno spray. Cos'è stato? Fermati! Allora, dominiamo orca troia. Ok. Lo uccido io. Scusa, prendilo. Hola. Dominiamolo un attimo. Madonna mia, non è possibile. Allora, fottiamo sto stronzo, che poi abbiamo... Probabilmente erano solo ratti. Ok. Ti ucciderò! Adesso, vediamo di dominarlo e fare questa benedetta cosa. Dio santo. No, è impossibile. Allora, facciamo così, creiamo un po' di casino. Ho visto questo. Uccidiamo i traditori! Mi era apparso all'improvviso! Mi ho preso! Sarà un po' un casino in realtà adesso dominarlo in questa, in questa maniera. Ops, scusami. No, non c'è cazzi. Ah, che bello. Morte! Ok. Da che parte? Ma porco state? Cane. No, ho dato fuoco al mio, cazzo, ma porca miseria. Uccidiamoli!
Dai, veloci, 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 veloci. Ok, è andata sto giro. Ordina. Evviva. Hola. Tradisci. Molto bene. Ragazzi, è fatta. Muoversi così. Non mi piace. Ok, adesso semplicemente ce ne usciamo. Ok. E ce ne possiamo uscire tranquillamente così. Non siamo messi granché bene in realtà, ma adesso ci possiamo andare eventualmente a... I trucchetti del Tark spingono gli Uruk gli uni contro gli altri. Quindi pensavo di uccidervi prima che mi... No, ho ucciso il coso, cazzo, il prigioniero. Maledizione. Adesso ti prosciugo. E vai a fare in culo adesso. L'ho ucciso o sono riuscito a scappare? No, non è riuscito a scappare, purtroppo. Va bene, non importa. Qua potremmo dare un altro ordine. Oppure vediamo. Lì facciamo, gli abbiamo fatto fare il Volta Gabbana. Anche questo però potremmo farlo aumentare un po' di potere. Questa è già la guardia del corpo di quello. Allora, sì. In realtà dovrei marchiare questo come bersaglio, ok. E potremmo andare a fare dunque questa. No, dov'è? Ecco, ah, è qua dentro. Che due coglioni, c'ero già dentro. Vabbè. Facciamo così allora, ragazzi, per non dover rientrare. Anzi no, vaffanculo, rientro, ma scusatemi, è divertentissimo. Cerchiamo di rientrare. Prenderò la strada più semplice, che è da qua in cima. È che sarebbe meglio magari per me prima curarmi un attimo, dico io, qua per esempio non posso curare. Dunque, cosa devo fare? Ah, che bello, un carago che sta facendo piazza pulita. Sempre una gioia per gli occhi fare questa cosa, vedere queste cose. Ah, quello lì è già mio. Mi domando quando caspita è che l'ho fatto. Va bene, non me lo ricordo. Oh cazzo, ho preso... Flamingo, di lato! Beh, questo può darmi delle informazioni, per cui io direi che lo dominiamo. E ne approfittiamo. Allora, acquisisci informazioni. Su chi mi servono informazioni? Allora, non conosco i punti deboli di chi. Ormai sono tutti miei. Ormai li conosco di tutti, praticamente. Di questo no. Vabbè, ha più punti deboli che punti di forza, per cui direi che... No, l'ho ucciso per sbaglio. Dovevo premere un'altra cosa, ma vabbè, ci fa piacere lo stesso. Ah, ok, è semplice. Devo accettare la missione già qui. Che comodo. Molto bene. Devo uccidere questo potere a 8, quindi niente di più semplice. A parte che questo fa delle esplosioni con le frecce. Mi farò dei danni con i tuoi denti. Inchinati e muori, Srak mangia Srak. Merda mangia merda. Allora, io direi che potremmo fare così. Ho sentito qualcosa. Inizia a cercare.
visto! Non mi fai paura! Allora, questi due cominciano o no? Perché io voglio vedere. Guarda che razza di bombe che tira. Paura di bruciare. Missione completata, ma non ho intenzione di lasciarlo andare così. Stiamo scherzando. Dunque, questo qui lo potremmo marchiare. Devo accendere il... Seguimi. Proteggetemi finché scappo. Parte i traditori! Ciao. E tu qua? Solo soletto. Ok. Perfetto, ce la svigniamo. Bene ragazzi, allora siamo riusciti anche in questo intento. Adesso potremo valutare, fammi vedere un po', questo non è aumentato di grado ma è aumentato di potere, per cui è la guardia del corpo di questo capitano, anzi questo capitano ne ha due di guardia del corpo, quella è la guardia del corpo di questo, anche questo. Allora fammi vedere, facciamo prima, sono due guardie del corpo, questo ne ha una sola, questo ne ha una sola e ne avrebbe bisogno in realtà di un bordello. Per cui io andrei da questo adesso per farlo diventare guardia del corpo di quell'altro, o sfruttarlo invece. Sapete che invece sfrutterei uno che non è stato ancora utilizzato, questo, per farlo diventare capitano, basta guardia del corpo. Direi questo qua allora. Bene, allora ragazzi, con il prossimo episodio io ho intenzione di prendere questo, perché sono uscito non lo so, questo capitano Tarz la Montagna, e farlo diventare guardia del corpo di quest'ultimo. Prima però abbiamo abbiamo già il combattimento da dover fare di questi qui, per cui il prossimo episodio in realtà vedremo sia la morte di Azgrom Domatore, e quindi la relativa successione del Signore delle Guardie, e poi faremo di questo con due armi, con due mazze, come si chiama il coglionazzo, scusatemi, la Montagna, lo faremo diventare, ma sapete che però non ho nessuno con arco? Allora mi sa tanto che questo nostro amico che fa esplodere le persone... Lo faremo diventare lui capitano. Lo faremo diventare lui, perché non abbiamo nessuno con un arco, e ce lo voglio tra i miei capitani di elite. Per cui mi raccomando ragazzi, datemi sempre il vostro suggerimento, perché i commenti sono sempre ben accetti. Un bel mi piace se vi fa piacere, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, ricordatevi la pagina di Facebook che trovate qui in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo episodio. State in campana, alla prossima!